Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la nuova collezione primavera-estate di Essence. Mi è piaciuta tantissimo come al solito perché voi sapete che Essence è uno dei miei brand preferiti, poi costa poco, è di ottima qualità, quindi veramente mi piace moltissimo. E la collezione primavera-estate presenta delle cose particolari che mi sono piaciute. Alcune sono le solite cose comunque viste e riviste, inutile negarlo. Però ce ne sono altre che secondo me hanno degli elementi di originalità e quindi mi sono piaciute. Ma io direi di partire subito perché i prodotti sono tantissimi, quindi mettetevi comodi perché sarà un video lungo. Io partirei subito dagli occhi. Essence ha pensato a quattro palette dedicate a quattro città da sogno, con dei colori che ricordano un po' le caratteristiche di queste quattro città. La prima è quella dedicata a Sydney, quindi tutti i colori che ricordano un pochino le spiagge australiane, diciamo così. C'è questa palette che ha 9 ombretti matte e metallizzati dai colori oro, marrone, poi ci sono colori azzurri e verdi ed è ispirata appunto ai colori dell'oceano e della sabbia. Quindi quando ci truccheremo con questa palette sarà un po' come mettersi sugli occhi questi colori tra mare, sabbia, spiagge di Sydney. E questa io la trovo veramente carina, soprattutto come colori e anche il packaging devo dire che è molto molto carino. Poi c'è una palette che è dedicata a New York, sono 9 ombretti, hanno dei colori freddi dal finish iridescente con dei toni da grigio a malva, azzurro e vinaccia, quindi sicuramente sono colori più freddi anche perché New York è una città comunque dai colori un pochino più freddi, è una città molto moderna in cui il clima comunque non è sempre così caldo, quindi colori freddi con un clima un po' più freddo, diciamo, questi palazzi alti, quindi secondo me ci può stare che New York sia stata associata a questo tipo di colorazione. Poi c'è un'altra palette che ricorda invece Rio, quindi andiamo un pochino più a sud, cioè molto più a sud, e ci sono anche qui dei bei colori. Sono sempre 9 ombretti, sono luminosi, iridescenti, con dei toni chiari e terra che ricordano i tipici tramonti che si possono vedere appunto in queste zone, in queste località. Quindi un pochino particolare anche questa, sicuramente per un trucco estivo e primaverile. E poi c'è l'ultima che è dedicata a Parigi e anche qui ci sono 9 ombretti, sono luminosi, dal finish vellutato tra rosa e grigio perlato. E anche questa mi sembra una palette veramente molto bella e devo dire che i packaging di queste quattro palette sono veramente splendidi, secondo me. Io so già che poi alla fine dovrò comprarmi tutto perché poi, soprattutto quando si tratta di palette che mi piacciono tantissimo, mi faccio affascinare anche dal packaging e ho già capito che mi partiranno 30 euro di palette. Ma vabbè, andiamo avanti e lasciamo perdere. Poi c'è un'altra palette invece che è un po' diversa perché è più classica, tutti i colori nude, però io la trovo comunque carina. È una palette appunto con 10 tonalità dai colori caffè che vanno dal più chiaro al più scuro, poi c'è rosa, c'è oro, c'è un color rubino e hanno tutti dei finish opachi e satinati. E anche questa secondo me è comunque una bella palette. Poi avremo delle matite occhi ultra long lasting, quindi comunque delle matite occhi scriventi, delle matite che riescono a definire bene la linea che andate a mettere all'interno dell'occhio, perché sono matite Kajal, e le avremo in quattro tonalità. Avremo una tonalità marrone con sottotono grigio, blu, verde e viola, e tutte hanno un finish metallico e luminoso. Poi avremo un eyeliner waterproof con una punta scorrevole e piccolina, quindi una punta di precisione per andare a definire bene la linea. Poi avremo il mascara Lash Princess che promette veramente delle ciglia da favola, voluminose, ben definite, e lo avremo in tre versioni, cioè la versione effetto ciglia finte, la versione volumizzante e la versione volume e definizione. Poi avremo un mascara marrone invece, quindi una colorazione che diciamo non è il classico nero, ma appunto un marrone. Io non l'ho mai provato di questo colore, devo dire la verità. È comunque un mascara per uno sguardo elegante, naturale, con uno scovolino di precisione che riesce a dare volume e definizione.
Poi avremo delle tipologie di matite per sopracciglia, quindi la matita più classica per sopracciglia è quella invece dalla durata fino a 24 ore. La prima, quella un po' più classica, ha la mina morbida, un finish matte ed è waterproof e l'avremo in tre tonalità, blonde, brown e dark brown. E poi invece avremo questa matita per sopracciglia long lasting, quindi con una durata fino a 24 ore, che ha la mina pigmentata, scrivente, prolunga il colore, lo mantiene inalterato, ha un pennellino per sfumare, rendendo il colore appunto un po' più naturale, e avremo tre tonalità di marrone, quindi dal più chiaro al più scuro. Poi Essence questa volta propone una colla per ciglia finte, ed è una colla particolare perché sembra che non lasci residui. Io devo dire che non sono assolutamente pratica di colla per ciglia finte perché non ho mai indossato le ciglia finte e mi fa anche un po' impressione, devo dire, perché nel momento in cui poi le devo togliere mi dà l'impressione di staccare anche le ciglia, quelle le mie naturali, quindi non l'ho mai provata per questo motivo, anche se devo dire che mi incuriosiscono, però non riesco a superare questa ansia da rimozione ciglia finte. Comunque questa è una colla che non lascia residui e sembra facile da applicare, perché praticamente all'applicazione è bianca, ma una volta asciutta diventa trasparente e si toglie con molta facilità. E poi ovviamente ci saranno anche le ciglia finte in quattro tipologie. Ci sarà la prima tipologia che ha dei ciuffetti di singole ciglia per riempire alcune zone dell'occhio. Poi c'è la seconda tipologia che sono delle ciglia per renderle più folte e più lunghe. Poi ci sono quelle volumizzanti e poi c'è l'effetto extra allungante. Quindi ci saranno queste quattro tipologie di ciglia finte. Passiamo adesso alle labbra. Avremo tre tipologie di balsamo labbra che serve proprio ad andare a risolvere quei problemi di secchezza delle labbra che si possono avere con il caldo, con il sole, quindi quando le labbra sono disidratate. La prima ha vitamina E ed estratto di foglie di ginkgo che ha un effetto riparatore. Poi abbiamo la seconda tipologia che ha sempre vitamina E ma olio di riso che va a nutrire le labbra. E poi l'ultima tipologia, sempre con vitamina E ma con aggiunta di estratto di fiori di ciliegio che idrata e rivitalizza. Questi sono tre balsami labbra che secondo me possono essere molto utili per chi ha appunto questo problema di labbra che si seccano, si disidratano durante l'estate, soprattutto al mare. E poi avremo un trattamento labbra in tre step. Questo mi attira, questo credo che lo proverò. Ci sono appunto questi tre step che vanno utilizzati, diciamo, in sequenza per curare proprio le nostre labbra. Il primo è l'effetto peeling, quindi praticamente ha una consistenza zuccherina, burro di karité per nutrire ed esfoliare le labbra con delicatezza. Una volta applicato questo primo step, c'è il secondo che è la maschera per le labbra che idrata e nutre sempre con burro di karité. E poi, prima di applicare il rossetto, il terzo passaggio è il primer per le labbra. Quindi, dopo aver reso le labbra morbide e vellutate con i primi due step, potremo mettere il primer per un rossetto che appunto sceglieremo con tonalità sicuramente adatte all'estate, alla primavera, ma la particolarità di questo primer è che ha un fattore di protezione 15 per proteggerci dai raggi UV. Perché magari a volte noi ci mettiamo la protezione solare sulla pelle, ma non pensiamo alle labbra purtroppo. E quindi diciamo che mettere un primer che abbia il fattore di protezione sotto al rossetto può essere sicuramente utile per tenere delle labbra sane, delle labbra comunque morbide, idratate. Poi, sempre per le labbra, avremo dei rossetti liquidi, glitterati e riflettenti. Questi, secondo me, sono stati un po' ripresi anche dalla collezione autunno-inverno, perché io l'avevo comprato uno di questi rossetti. Adesso diciamo che li ripropongono e avremo anche delle tonalità forse leggermente diverse rispetto a quelle che c'erano già. Comunque ci saranno 5 tonalità e sono rosa chiaro, magenta, rosso scuro con sottotono rosa, viola con riflessi dorati e blu notte. Poi avremo 3 tonalità di lip gloss per delle labbra voluminose, shimmer, ma con effetto abbastanza delicato. Queste tre tonalità sono il bianco olografico, rosa chiaro con riflessi ghiaccio e vinaccia con sottotono freddo.
Diciamo che quello bianco olografico, secondo me, può essere utilizzabile sopra un rossetto per dare questo effetto luminoso, questo effetto comunque un pochino glitterato. E poi, sempre per le labbra, avremo dei lucida labbra plumping nude, quindi con questo effetto, diciamo, rimpolpante, però con dei colori e delle tonalità nude. In particolare, questi sono a base di burro di karité, per delle labbra appunto naturali e volumizzanti. Avremo sette colori che vanno tutti tra il nude, il rosa chiaro e il color cappuccino. E anche questi, secondo me, per la primavera potrebbero essere da provare. Passiamo adesso al viso. Avremo due primer che erano già stati introdotti nella collezione autunno-inverno, quindi in questo caso non sono nuovi perché io è tutto l'inverno che lo uso, e sono quelli a base di argilla. Ci sarà l'argilla nera e l'argilla verde. Io mi sono trovata veramente benissimo con quello all'argilla nera, che ha un effetto opacizzante, mi piace tantissimo. E poi c'è anche quello con l'argilla verde che invece minimizza le discromie. Io quello non l'ho mai provato, però quello con l'argilla nera ve lo consiglio. Migliorano la tenuta del make-up, rendono la pelle comunque più luminosa, più opaca nel caso del primer opacizzante, minimizzano i pori, quindi comunque hanno veramente un ottimo effetto. Io davvero mi sono trovata benissimo, lo uso tutti i giorni ed è veramente una cosa della quale sicuramente non vorrò più rinunciare. Poi avremo un primer viso in spray, quindi questo serve per migliorare la tenuta del trucco e inoltre è idratante perché contiene acqua di cocco, quindi in estate, quando magari si suda di più, un primer che sia ad effetto idratante sicuramente rende la pelle più bella. Poi avremo il classico illuminante liquido per una pelle più luminosa in due tonalità, una più chiara e una più scura. Poi avremo la cipria compatta per una pelle più opaca, per una migliore tenuta del trucco. Avremo la tonalità trasparente e la tonalità rosa chiaro. Poi avremo un illuminante e un blush con un packaging particolare perché è a forma di cuore. Quindi qui sicuramente un classico illuminante, un classico blush che non ha dentro al prodotto particolari novità. La cosa carina è il packaging perché appunto ha questa forma di cuore. C'è l'illuminante classico che comunque ha un bel colore, una bella luminosità, secondo me un rosa pallido, e poi c'è il blush che è un color rame. Quindi non so, questi più che altro per il packaging, per togliersi lo sfizio di avere questo cuore così nella bustina trucchi, potrebbe essere carino. Se mi servirà un blush, magari prendo quello per cambiare un po' la forma. E poi avremo una palette viso, sono 6 polveri leggere, confortevoli per un trucco estivo con tonalità oro, marrone e rosa. E anche questa mi sembra comunque una bellissima palette se usate appunto le polveri viso. Poi avremo i classici accessori, quindi questi ve li faccio vedere un po' più velocemente perché sono i pennelli per il viso, i pennelli per gli occhi, la spugna, la beauty blender, quindi insomma i classici accessori da trucco che tutte utilizziamo e che sono sempre utilissimi. Adesso passiamo alle unghie. Avremo degli smalti effetto gel con tonalità diverse, con vari effetti diversi, perché ci saranno quelli opachi, quelli metallizzati, quelli glitterati, quelli classici. E la particolarità è che potremo scegliere fra ben 50 tonalità di colore. Quindi sicuramente c'è una scelta molto molto ampia e comunque gli smalti di Essence sono buoni. Poi avremo la base coat e il top coat, sempre per lo smalto. La base coat è molto utile perché migliora la tenuta dello smalto. Il top coat, oltre a migliorarne la tenuta, fa questo effetto lucido, quindi sicuramente anche questo è una cosa che abbinata allo smalto e alla base coat è da utilizzare. Io lo utilizzo sempre il top coat, mi trovo molto bene. Poi avremo un leva smalto che è classico, però sembra che questo riesca a rimuovere anche gli smalti glitterati, che sono sempre ostici da togliere. Poi c'è il leva smalto ad immersione, che è molto comodo perché secondo me si fa molto prima a togliere lo smalto. E poi ci sarà uno spray asciugasmalto che, spruzzato a 20 cm dalla mano, sembra che prometta un'asciugatura più rapida. E poi la grande novità di questa collezione primavera-estate è che è stata pensata una linea per sportive.
Quindi tutte quelle ragazze che si vogliono truccare ma che non vogliono rinunciare allo sport, oppure che non fanno sport ma che hanno una sudorazione molto intensa durante l'estate, possono finalmente realizzare un make-up e vederlo durare sul proprio viso. Quindi sono prodotti che sono stati pensati proprio per resistere alla sudorazione e avremo sia prodotti viso che prodotti occhi. Ci sarà un mascara che è praticamente waterproof, che resiste in caso di sudorazione ed è in due versioni, uno per uno sguardo definito e uno per ciglia volumizzate con curvatura estrema. Poi ci sarà un primer occhi, che è un semplice primer, però molto efficace, che promette di far durare l'ombretto sull'occhio anche in caso di sudorazione. Poi c'è un primer per il viso che ha un fattore di protezione 20, quindi migliorerà la tenuta del make-up anche in caso di sudorazione e in più vi garantisce una protezione 20 dai raggi UV e questo è importantissimo soprattutto per chi fa sport all'aperto. Poi ci sarà una crema colorata che copre e opacizza e anche questa ha un fattore di protezione solare, quindi anche questa è importante, ci saranno delle tonalità dal chiaro allo scuro e anche questa promette di durare appunto anche in caso di sudorazione. Poi avremo una palette camouflage, quindi avremo dei correttori in diverse tonalità, dal più chiaro al più scuro, che garantiscono, diciamo, una lunga tenuta, una buona coprenza anche in caso di sport e di sudorazione. Poi avremo una cipria fissante, anche questa per migliorare la tenuta del make-up, per rendere la pelle opaca, vellutata, per fissare comunque il make-up sul viso. E poi avremo anche uno spray fissante per il make-up che tiene, diciamo, il make-up più, a lungo sul viso, ma avrà anche un effetto rinfrescante. Quindi magari mentre state facendo sport potete darvi un po' di questo spray fissante, vi garantite una tenuta più lunga per il make-up e, avrete anche questo effetto rinfrescante sulla pelle che sicuramente in estate fa piacere perché ci sono delle temperature alte, quindi sicuramente è un effetto benefico. Questi sono tutti i prodotti che troveremo nella collezione primavera-estate di Essence. Ce ne sono tantissimi che mi piacciono e ce ne sono invece tanti che sono un po' visti e rivisti, diciamo la verità. Però io comunque i prodotti di Essence li trovo sempre veramente molto belli, molto accattivanti, soprattutto le palette, quelle che vi ho presentato all'inizio, sono sicura che almeno una di quelle quattro poi la comprerò perché mi faccio sempre tentare, so che va a finire così. Fatemi sapere nei commenti se questi prodotti sono di vostro gradimento, se avete intenzione di comprare qualcosa. Io vi invito ad iscrivervi al canale come al solito, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.